Ben ritrovati in primo piano la politica con lo strappo nella maggioranza al comune di Salerno. Ne parliamo con il segretario provinciale del Partito Socialista, Silvano Del Duca. Ben ritrovato, grazie per la sua disponibilità. Sono stati, se vogliamo, proprio i socialisti a imprimere questo strappo nella maggioranza al comune di Salerno, sfiduciando l'assessore di riferimento, l'assessore Loffredo. Segretario, vogliamo ricostruire che cosa è accaduto, intanto perché avete assunto questa posizione. Ma buongiorno, buongiorno a lei direttore, buongiorno ai telespettatori, grazie per averci dato l'opportunità di raccontare le ultime vicende salernitane. Facendo però una piccola precisazione iniziale, io non parlerei di strappo, ma parlerei di un problema politico tutto interno al Partito Socialista Italiano, un problema politico di rappresentanza, uscito fuori ufficialmente dal direttivo provinciale che abbiamo tenuto lunedì sera e con il quale abbiamo deliberato ufficialmente, quindi all'unanimità, tutto il direttivo provinciale ha deciso di presentare, e l'abbiamo fatto ieri in un incontro con il sindaco Enzo Napoli, di presentare in maniera ufficiale la richiesta di sfiducia all'assessore Dario Loffredo. Quindi è un problema interno politico di rappresentanza, un problema che non intacca il rapporto tra i socialisti salernitani e l'amministrazione. Ecco, però potrebbe sembrare quasi, se vogliamo, una contraddizione, perché sfiduciate il vostro assessore ma non uscite dalla maggioranza. Come si spiega questa sorta di paradosso, se vogliamo? Ripeto, essendo un problema interno al Partito Socialista, un problema di rappresentanza rispetto, e quindi è doverosa una premessa, rispetto ad un percorso che era iniziato un anno fa in maniera straordinaria. Noi, come Partito Socialista, alle scorse amministrative a Salerno città, abbiamo contribuito a costruire, noi la chiamiamo quella straordinaria piattaforma politica e programmatica in linea di continuità con i 10 anni dell'amministrazione comunale targata Vincenzo De Luca, sostenendo fortemente, anche anticipando i tempi, rispetto al sostegno ufficiale al sindaco Enzo Napoli e all'intera coalizione, nell'ottica proprio del senso di coalizione che contraddistingue sempre e da sempre i socialisti. Nel corso di questi anni noi abbiamo aperto una nuova fase rispetto ad un partito che negli anni scorsi era arroccato su se stesso, chiuso. Noi abbiamo detto in più riprese, sia ufficialmente, sia negli atti ufficiali del nostro partito, a partire dal congresso provinciale che mi elesse 2 anni fa, la volontà di aprire porte e finestre a quanti volessero sposare il nostro progetto politico, il nostro progetto di costruzione di un partito forte, autorevole e dinamico in provincia di Salerno, e ci siamo riusciti. L'anno scorso ottenemmo l'8%, divenendo indiscutibilmente la seconda forza politica della coalizione, e anche a Salerno, come nel resto della provincia, abbiamo aperto alla sensibilità, a diverse sensibilità, a esperienze eterogenee, a coloro che hanno voluto abbracciare il nostro partito, tra cui Dario Loffredo, che aderì al Partito Socialista. Iniziammo quella straordinaria esperienza di campagna elettorale che culminò con l'elezione di 3 consiglieri comunali e con la nomina, premetto, voluta fortemente anche in quel caso all'unanimità dal direttivo provinciale, la nomina di Dario Loffredo nel rappresentare i socialisti in seno alla giunta comunale. Ma oggi che cosa è accaduto? È per questo che faccio questa premessa, perché dall'indomani della nomina ad oggi, purtroppo, il Partito Socialista e l'assessore comunale, il gruppo consiliare e l'assessore comunale hanno viaggiato in 2 strade parallele che non si sono mai incontrate. C'è stato da subito uno scollamento tra il gruppo consiliare socialista e l'assessore, uno scollamento tra le posizioni del partito e l'assessore, cosa che hanno determinato ovviamente uno strappo che non è più ricucibile e che ci hanno portato a comunicare in maniera formale al sindaco Enzo Napoli la volontà dei socialisti
di non farsi rappresentare più dall'assessore Dario Loffredo. Ecco, e però quindi... intanto c'è chi ha tirato in ballo anche le ultime elezioni di Nocera Inferiore. Quanto hanno inciso queste divergenze rispetto a questo scontro con l'assessore? Ma Nocera Inferiore la terrei da parte in questa discussione, perché è stata semplicemente la goccia, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso rispetto ad un percorso, ripeto, di scollamento totale. Anche in quel caso l'assessore Dario Loffredo ha immaginato di fare un proprio percorso sul Nocera Inferiore, ha immaginato di vestire due casacche per convenienza, la casacca socialista a Salerno, la casacca legata ad altri interessi a Nocera Inferiore, anche avallando una strategia per noi inimmaginabile, quella cioè di attaccare, di contribuire ad attaccare sulla stampa il nostro punto di riferimento, il riferimento istituzionale dei socialisti campani, il numero due, il leader, uno dei leader nazionali, che è il consigliere regionale Enzo Maraio. Su questo ovviamente ci siamo sentiti offesi come socialisti salernitani, ma anche come socialisti sul piano nazionale, perché chi certo. ovviamente mette in discussione sulla stampa la leadership di colui che è per noi il punto di riferimento non può assolutamente far parte più della nostra storia. Ma non viene messa minimamente, ripeto, in discussione la nostra, l'appoggio maggioranza. Alla maggioranza. Ma adesso che cosa accadrà? Insomma, quali saranno le vostre richieste? Ci sarà una verifica con i partiti di maggioranza, e soprattutto rispetto all'assenza di un vostro assessore di riferimento, quali saranno adesso le vostre richieste? Ma noi abbiamo per intanto fatto quello che era d'obbligo fare, e cioè formalizzare ufficialmente la sfiducia all'assessore, proprio per dare anche dignità e legittimità alla nostra autonomia di partito. Ovviamente non essendo più presenti in giunta, e quindi non avendo più un rappresentante all'interno del governo della città di Salerno, ovviamente contribuiremo dall'esterno all'azione amministrativa dell'amministrazione di Enzo Napoli, non mettendo minimamente in discussione, ripeto, quella piattaforma politica e programmatica messa in campo nel 2016. Ecco, però il presidente della commissione Annon, Natella, ha precisato che si valuterà caso per caso sui provvedimenti, appunto, che saranno adottati nel comune di Salerno. C'è a questo punto il pericolo anche di una crisi? È chiaro che non essendo più parte del governo della città, ovviamente ci sarà una maggiore attenzione rispetto certo. ai provvedimenti che verranno presi, in quanto essendo esterni all'esecutivo avremo la capacità di verificare caso per caso, per l'appunto, le azioni e i provvedimenti che verranno presi dall'amministrazione. Ma essendo un caso politico, lei lo anticipava, è chiaro che va riportato il caso nell'alveo della politica, e quindi riportando i partiti al centro, in questo caso i partiti del centro-sinistra. E per questo ieri in conferenza stampa dichiarai di farmi promotore nelle prossime ore e di proporre la convocazione del tavolo del centro-sinistra per discutere insieme, per l'appunto, della situazione di Salerno città, anche perché ovviamente anche altre forze politiche vivono momenti di fibrillazione che dobbiamo riportare nell'alveo che conta, quello dei certo. partiti e della coalizione. Ecco, siamo intanto ad un anno dalle elezioni, dalla netta affermazione della maggioranza, appunto, che sostiene il sindaco Napoli, però nel corso di questo anno non sono mancate le tensioni all'interno del centro-sinistra che supporta questo governo cittadino. Lei come se lo spiega? Insomma, c'è il pericolo di vanificare questo clamoroso e importante successo elettorale? Ma io penso che, ritornando quindi alla battuta finale precedente, se i partiti del centro-sinistra si mettono insieme e ragionano sul futuro dei prossimi anni del governo di questa città, penso non ci siano problemi. È chiaro che le fibrillazioni sono dovute ai problemi, come l'abbiamo potuto vivere anche noi, a coloro che casomai pensano, immaginano
che essere eletti e ricoprire ruoli istituzionali significa aver vinto un concorso pubblico. Certo. Non è così, purtroppo non è così, vanno date risposte concrete prima di tutto ai cittadini, a coloro che hanno contribuito al risultato e quindi anche da un lato agli elettori, dall'altro lato alle liste, agli altri candidati che hanno contribuito ai risultati elettorali e quindi ovviamente chi pensa che ha vinto un concorso pubblico è chiaro che crea poi queste fibrillazioni all'interno dei partiti e della coalizione, cosa che immagino, penso, mi auguro che rientri quando, riportando all'interno e nell'alveo del centro-sinistra certo. La discussione, riusciremo ad uscire in maniera responsabile da questo impasse. Ecco, volendo tentare di tracciare un bilancio dell'amministrazione Napoli, qual è il vostro giudizio? Ci sono state luci e ombre? No, il nostro giudizio sull'operato dell'amministrazione di Enzo Napoli è totalmente positivo e non a caso è scontata, come dicevo, il nostro sostegno all'amministrazione di Salerno, un operato che va in continuità. Ieri nell'incontro cordiale, costruttivo, che è stato basato sul confronto e sulla dialettica politica da socialisti con il gruppo consiliare, abbiamo avuto anche modo di ripercorrere quest'anno di amministrazione, di ripercorrere il programma elettorale che si sta rispettando nelle priorità che erano state poste proprio in quella piattaforma politica e programmatica stabilita nell'ambito della campagna elettorale dell'anno scorso. Quindi il nostro giudizio è positivo, è chiaro che la città si aspetta molto di più, dovremo contribuire a fare ancora molto di più come abbiamo fatto come gruppo socialista, dove ad esempio qualche settimana fa il gruppo consigliare socialista si è fatto promotore di un'importante iniziativa in consiglio comunale presentando un ordine del giorno che prevede l'abbattimento dell'IVA al 4% sulle bollette e quindi un segnale straordinario verso i cittadini. Ecco, intanto guardando a quelli che potrebbero essere gli scenari politici futuri, se Loffredo resta al suo posto e voi non avrete un rappresentante in giunta, che cosa possiamo prevedere per quanto riguarda la vostra posizione? Noi abbiamo fatto il passo che dovevamo fare, che era un passo politico formale. È chiaro che oggi come dire, la palla passa nel campo del sindaco e quindi spetterà al sindaco in primis decidere e stabilire modi e tempi per confermare o non confermare l'assessore Dario Loffredo. Per quanto ci riguarda, noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, a dare un contributo all'amministrazione, un contributo, come raccontavo prima, operativo in consiglio comunale, un contributo alla città e cercheremo, come fanno sempre i socialisti, certo. Di portare riformismo nei territori, riformismo tra la gente. Lo abbiamo fatto anche il 18 giugno, dove abbiamo fatto esprimere i cittadini con la campagna nazionale Le primarie delle idee, dove il banchetto fatto sul lungomare a Salerno in una domenica caldissima abbiamo raccolto centinaia di schede elettorali dove i cittadini salernitani hanno potuto esprimere le proprie posizioni in merito a 6 proposte di legge, dalla ludopatia per l'appunto all'abbattimento dell'IVA sulle bollette e sulle tasse, per quanto riguarda poi la questione immigrati, quindi cose concrete che i socialisti hanno sempre portato all'attenzione dei cittadini e dei territori. Ecco, per chiudere questa nostra intervista, Salerno è sempre stata un'isola felice negli ultimi tempi per quanto riguarda il centro-sinistra, ben diversa la situazione in altre realtà della regione Campania. Secondo lei si può guardare in futuro ad un centro-sinistra rinnovato, come viene ipotizzato da più parti? Noi ce lo auguriamo. Per quanto ci riguarda, a casa nostra abbiamo fatto quel percorso che dicevo inizialmente, un percorso di rinnovamento, un percorso di apertura che ci ha portato oggi ad essere in Campania una delle forze politiche determinanti della coalizione di centrosinistra. Eleggiamo all'ultima tornata delle amministrative più di 20 consiglieri comunali in giro per la provincia di Salerno, in provincia di Napoli entriamo nei consigli comunali più importanti,
cresciamo sul piano regionale, io penso che il centro-sinistra debba come dire, fare asse, stringersi certo. attorno ad un programma serio, importante di rilancio sul piano locale e regionale, penso che il centrosinistra possa continuare ancora a costruire delle pagine importanti, a scrivere delle pagine importanti per questa regione. Bene, abbiamo concluso questa nostra intervista, grazie a Silvano Del Duca, grazie segretario provinciale del Partito Socialista di Salerno, che è stato nostro ospite, grazie in regia a Paolo Romano e a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con i programmi del canale 696, arrivederci.